Scegliere la giusta colazione è il rebus fondamentale, è il pasto che spesso ci mette più in difficoltà ed è il vero cruccio di cambiare abitudini. Cosa mangerò domani mattina? E poi purtroppo la colazione è in grado di condizionare tantissimo tutta la nostra giornata. Se sbagliamo al mattino, poi la paghiamo tutto il giorno. Siamo anche molto affezionati a questo pasto, come si dice, toglietemi tutto ma non la mia colazione, spesso è lì che tutti i nostri attaccamenti prendono forma. Ecco allora quattro idee, quattro diversi tipi di colazione ideali tra cui puoi scegliere ogni giorno, anche perché il bello della colazione sarebbe non trovare una formula che, come dire, ripetiamo sempre uguale, ma scegliere a seconda della giornata che ci aspetta, fare delle prove, vedere il nostro corpo come reagisce, anche di giorno in giorno. Sorprenderci sarebbe la vera chiave per essere sempre felici e avere una colazione davvero giusta per noi. La monotonia al nostro corpo non piace mai. Ora abbiamo poca fame e poco tempo a disposizione. Cosa fare? A questo punto una bevanda energetica ricca con superfoods, grassi sani è davvero l'ideale. Una specie di frullato o di shake, puoi aggiungerci una manciata di frutti di bosco, un kiwi, una mela verde, un'albicocca, ogni tanto anche una banana. Perfetto l'olio MCT all'interno perché subito ci dà chetoni per il nostro cervello. O burro, olio di cocco, ghee. Tutti ingredienti perfetti. In genere la base è sempre costituita dalle proteine in polvere, per esempio del siero del latte, del collagene, proteine dei semi di girasole, di zucca di canapa e poi puoi usare anche dello yogurt, per esempio. Se vuoi, trovi un mix già pronto di queste proteine con varie composizioni anche sul nostro blog. Sono i nostri keto shake assolutamente deliziosi e trovi su questo tantissime ricette nel blog in modo tale che tu possa fare sempre una bevanda energetica nuova. Altra soluzione, preferiamo una colazione dolce, ma abbiamo un po' di fame al mattino. In questo caso, cosa possiamo fare? L'ideale è eliminare lo zucchero, quindi una bevanda energetica come quella che abbiamo fatto, a cui possiamo abbinare, per esempio, un piccolo dolce che comunque contenga delle proteine. Potremmo farci un pancake, potremmo farci delle barrette, un dolce crudista, dello yogurt ma più ricco, dove possiamo mettere dei frutti di bosco ma anche dei frutti dei semi oleosi. Possiamo veramente arricchirlo, ci sono muffin, c'è la possibilità di fare una granola completamente keto. Anche qui sul blog trovi tantissime ricette. Altra opzione, alla mattina ho davvero tanta fame. In questo caso la colazione ideale è una colazione salata, praticamente niente più niente meno che un normale piccolo pasto con le proteine, con le verdure e con i grassi sani. Anche in questo caso ti puoi divertire con mille ricette nuove, con avanzi della sera e hai tantissime alternative dove sicuramente l'uovo può essere molto presente. Altra soluzione, ti svegli prestissimo, al mattino non hai fame, ma sai che ti viene fame dopo. In questo caso la colazione in due tempi è l'ideale per te. Ti svegli, magari prendi solo una bevanda energetica al mattino, proprio un infuso velocemente, poi a metà mattina ti porti con te uno spuntino. Allora uno spuntino salato è l'ideale, lo gradisci magari appena ti svegli, non è il massimo avere una colazione salata, non per tutti, però a quel punto di metà mattina sì, sentirai una bella fame sana e uno spuntino salato ti consentirà di continuare a lavorare, di fare tutto quello che devi fare senza difficoltà, con grande energia e con grande rilassatezza. Trova la tua colazione ideale, queste sono quattro idee con cui ti puoi muovere e vedrai che finalmente avrai questo rebus sciolto è finalmente la tua colazione nelle tue mani e ogni volta sarà un'occasione preziosa per instaurare e mantenere la tua salute. Ciao!